Coach che abbiamo già conosciuto, la chiamiamo sul palco, Aline Dupont, eccola qui. Aline, ciao, complimenti ancora. Io un applauso lo vorrei anche, perché ci sta dando una grossa mano, veramente, per lei, perché veramente Patricia ci sta dando una grossa mano, un applauso per lei, organizzatrice, la dovete vedere dietro che organizza, grande, grande Patricia. Io ho una domanda, ho subito una domanda. Aline. Perché ho visto questo ragazzo qui scatenatissimo, cioè praticamente ha preso in mano la situazione e volevo chiedere a lei se cioè è lui che ha deciso di mettersi in mezzo oppure sei stata tu come coach a schierarlo in campo in questo modo. È che sei tu che ha deciso di lo mettere un po' al centro della situazione, c'è lui che per definizione. Cette année, il a vraiment fait énormément de progrès. Donc, voilà. Merci. Alors, Aline, on la connaît tous, tous et toutes. Elle, c'est combien d'années que tu donnes des cours? J'ai commencé à 16 ans, je ne sais pas dire mon âge, bientôt 20 ans. Aline, suivez les cours. Je la connais depuis qu'elle a effectivement 16 ans parce qu'elle était venue suivre des cours de formation avec moi à l'université de Lausanne pour devenir justement enseignante de hip-hop. Donc je la connais depuis effectivement si longtemps et ça me fait tellement plaisir qu'elle transmette toute son énergie aux futures générations. Et franchement, bravo, bravo à lui. All'università dove insegno all'età di 16 anni e da allora non ha mai smesso e ha allenato un sacco di ballerini che sono a loro volta anche diventati coreografi. Eh sì, ci sa, qui siamo a quasi 4 generazioni di coreografi. Una dinastia incredibile. 4, sì. No, 3-4 generazioni di coreografi. Donc c'est juste magnifique, on peut pas s'arrêter, non ci possiamo fermare, no? Che dite? Si va avanti, dovremmo ricordarci nel futuro di andare avanti e farci ricordare tra 100 anni. Quindi ricordiamo, c'è cioè, Guglielmo Tell e poi tutti i coreografi dietro, perché si parte da lì. C'è anche il signore con l'oboe che ogni tanto lo piazza. Dov'è il signore con l'oboe? Signore, la trombettista. Dov'è? Oh, dov'è la trombetta? Trombe! Voilà. Ah, è su là. Vai! Ah, non è un oboe allora. Nathalie si chiama. Nathalie. Nathalie all'oboe?
un applauso ancora veramente caloroso. Allora,